Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente Farming Simulator 22, quindi un nuovo appuntamento qui nella Land of Italy. Un episodio che vorrei prevalentemente concentrare nell'arrivo del primo bestiame in farm, ma anche di alimentazione. Che cosa mi spinge a fare ciò? È presto detto. Volevo farvi vedere il PDA temporaneamente, il PDA della mappa. Questo campo che mi ha subito spinto a volerlo acquistare è il campo numero 5, è un campo in erba e che si trova poco lontano dalla mia farm. Ho fatto 2 più 2, ho detto quasi quasi lo acquisto, lo lavoro e così mi posso portare avanti anche con il bestiame, l'unico bestiame che potrei portare avanti, cioè quello delle pecore. Ragion per cui, che cosa ho fatto? Ho trasferito qui tutti i mezzi che mi serviranno per la lavorazione di oggi, però prima di fare ciò devo chiaramente fare una cosa fondamentale, ovviamente acquistare la proprietà di questo terreno. Quindi la signora Tina Pica, se permette, io mi voglio acquistare questo terreno. Sono appena, come potete vedere, 38.000 euro, quindi direi che è anche un bel investimento. Quindi, e adesso sì che accendiamo luce e quant'altro, dirigiamoci proprio all'ingresso di quel terreno. Chiaramente, che cosa ho fatto? Mi sono portato avanti, ho spinto un po' tutti questi mezzi e tutte queste attrezzature in zona, proprio a ridosso del luogo. E quindi sono già a 2 passi dal campo che adesso andrò a lavorare, andrò a falciare, eccetera, eccetera. Quindi abbassiamo. Dispieghiamo la falciatrice anteriore e poi quella posteriore. È un set di falciatrici della Pottinger che tornano comodo, costano poco e sono anche molto pratiche. Questa, per esempio, questa posteriore è una mod che ho scaricato recentemente. Era un set pack, sempre tutto Pottinger posteriore. Ho preso questa da 3 metri e mezzo. E via. E nel frattempo ci lavoriamo per bene questo campo, ce l'andiamo a falciare. Piccolino, però fa comodo per quello che vorrei portarvi oggi. E nel frattempo facciamo due chiacchiere. Si torna nuovamente su Farming Simulator 22, si torna quindi nuovamente a bazzicare i terreni e i campi della Land of Italy. Questa volta però lasciamo i primi 2 campi che avevate visto nel precedente gameplay per occuparci di un campo nuovo appena acquistato, un campo in erba che mi servirà giusto per le prime attività, il primo bestiame che vorrei portare sulla land. Anche se un campo in erba, ma già ve l'avevo anticipato, lo andrò a preparare in uno dei campi più grandi che ho in farm, perché ho bisogno di risorse sicuramente più ampie. Però questo piccolo campetto già pronto torna utile, quindi lo andiamo a falciare perché, ripeto, era pronto per la raccolta, come una buona parte di campi che sono presenti qui in zona. Quindi tanto vale lavorarlo. Qui non posso andare più più avanti di così perché c'è chiaramente una bella bello steccato che chiaramente impedisce di muovermi più di tanto, ma poco importa. Allora andiamoci ad occupare di questo. Perfetto, abbassiamo adesso la falciatrice anteriore e proseguiamo. Quindi facciamo nuovamente qui questa porzione e adesso da questa parte. Si torna quindi su Farming, si torna nella Land of Italy. Sono stati dei primi episodi in cui mi sono chiaramente dovuto occupare dell'insediamento su questo territorio, quindi è più che altro una serie in cui sto cercando in questi primissimi episodi di fare
conoscenza con tutti i dettagli estetici di questa mappa, davvero gradevole visivamente. Però è anche è arrivato il momento anche di cominciare a darsi da fare anche sul fronte del bestiame. Ecco perché volevo proporvi in questo episodio il primo bestiame di stagione, o perlomeno quello che mi posso permettere avendo solamente quella stalla, quel recinto, cioè le pecore, anche se per la verità, per effetto sempre di quella mod, non saranno solo pecore, ma ci sarà altro bestiame. Ok, qui un po' di difficoltà perché il campo è un po' in pendenza, in leggera pendenza, anche se piccolino. 180 non demorde. In ogni caso ho trasferito qui altre attrezzature che mi serviranno per le varie fasi di lavorazione. Ho trasferito un piccolo ranghinatore che mi servirà per crearmi le andane che poi andrò a raccogliere con il raccoglierba, non andrò chiaramente ad imballare, ci mancherebbe pure, ma questa erba raccolta l'andrò a stoccare proprio per il bestiame ovino. Viceversa, in uno dei terreni più grandi che ho attualmente andrò a fare poi fienagione, andrò a fare comunque qualcosa di più corposo, ecco. Serve però che completi le varie fasi di manutenzione e mi occupi chiaramente anche della semina. Completiamo anche questa parte centrale, quindi abbiamo velocemente falciato questo piccolo terreno, ripeto, appena 28.000 euro, quasi 40.000 euro, quindi direi che è stato tutto sommato discreto investimento per cominciare ad occuparsi anche di un altro terreno, perlomeno nei dintorni. E allora, è stato fatto un bel lavoro, l'abbiamo falciato a questo punto, via, andiamo a ripiegare questa posteriore e poi ci occupiamo anche di quella anteriore, via. Siamo fuori dal campo, prendiamo subito il ranghinatore che l'ho collegato al Deutz, scusate, all'Agrostar per intenderci. Allora questo lo lasciamo qua. Stacchiamo, mi servirà dopo il 180, quindi cominciamo a staccare. Lasciamo per ora qui e prendiamo possesso del Deutz dell'Agrostar a cui ho collegato un piccolo ranghinatore da 4 metri e mezzo della Poltinger. Diamo le luci anche a questo piccolo trattore. I lampeggianti e dispieghiamo. Bella l'animazione del dispiegamento, eccetera, eccetera. Via. Abbassiamo e mettiamoci al lavoro. Come potete vedere, mi fa le andane tutte da un lato, quindi è un metodo di ranghinatura che di solito non uso quasi mai. Preferisco di gran lunga quello che mi fa l'andana centrale, raccogliendo sicuramente molto più prodotto, che sia erba, che sia paglia, fieno, eccetera. Però
questo caso mi devo accontentare. Volevo rimanere, diciamo, su un ambito piuttosto small, anche in questo caso, per questo campetto, ci sta. Quindi mi vado a lavorare questo terreno ad erba appena falciato, quindi mi vado a preparare queste andane che mi serviranno poi per essere raccolte e stoccate. E allora. Prepariamoci per la seconda, cercando di fare più o meno un girocampo per muovermi velocemente e completare in fretta anche questo terreno, perché intanto non devo imballare, ragazzi, e poi devo semplicemente raccogliere. Ovviamente non andrò tecnicamente a raccogliere tutto, perché me ne potrei occupare anche in privato. Mi servirà comunque una certa quantità per un discorso che porterò chiaramente dopo, e cioè per la prima manutenzione, la prima alimentazione del bestiame. Ok, proseguiamo. Andiamo a lavorare anche qui. In ogni caso è piccolino questo terzo, me ne rendo conto, però per piccole lavorazioni, ripeto, lo mantengo. Oltretutto questo Poltinger non è che richiedeva tutta questa potenza, quindi ho pensato esclusivamente a trasferire proprio il terzo per quello che mi serviva. Ho individuato subito a colpo d'occhio questo terreno, ce ne sono tanti altri comunque pronti per la raccolta d'erba. Erano più grandi e si trovavano comunque fuori dagli ambiti della farm, costavano di più e non incontravano i miei gusti. Oltretutto, ripeto, i campi ad erba, chiaramente tra poco poi farò uno dei miei, quindi non aveva molto senso, però questo chiaramente poteva fare al caso mio, e l'ho acquistato senza problemi. Ok, a questo punto direi che posso anche procedere un po' per lungo, quindi farò queste andane centrali, procedendo esclusivamente per lungo. Ok, giriamo. Ripeto, un campo in leggera pendenza, il trattore prende facilmente velocità. Ok. E nel frattempo sto pensando anche mentalmente a ciò che andrò a fare a breve. Di cui voglio dare la priorità, chiaramente. Allora, andiamo a fare anche questa, quindi andiamo a sistemare anche questa porzione. Ok, in pratica spinge il prodotto, l'erba, quello che è, paglia, eccetera, da una parte, e quindi mi crea l'andana, un'andana, diciamo, laterale. Ok, andiamo a richiudere.
È stato fatto un buon lavoro, perfetto. A questo punto mi dirigo con il Deutz, con l'Agrostar, nuovamente da quella parte, in questo piccolo piazzale che, ragazzi, in realtà, non è altro che un maneggio. Questa in pratica è la stalla dei cavalli. Acquistando il terreno, acquistiamo anche questo, diciamo, maneggio, diciamo, e quindi possiamo fare anche l'allevamento dei cavalli in futuro. E allora, prendiamo possesso adesso del 180-90. Via, qui abbiamo staccato, l'avevo lasciato in stand-by, però devo fare anche un'altra cosa. Devo metterci nuovamente la zavorra che avevo staccato in precedenza per agganciarmi chiaramente le due falciatrici. A questo punto, via. Torniamo di filato in farm ad attendermi. Cosa c'è? Beh, avrete già subito intuito, c'è il rimorchio che mi servirà per andare a prelevare il bestiame, che andrò a prendere al mercante di bestiame. Un luogo che sicuramente conoscete già perché seguendo i miei episodi avete visto il punto vendita delle balle dove sono andato a vendere le prime balle di paglia e che si trova proprio affiancato al mercante di bestiame. Queste pecore, questo bestiame che vorrei prendere oggi, lo prenderò con questo rimorchio, è una mod che mi consentirà anche di prendere un buon numero di capi, quindi non essere piuttosto risicato e dover fare tanti viaggi, ma un buon numero di capi. Una mod che ho scaricato, mi piace, e con questo lizard andiamo a prelevare le pecore che porteremo in farm, anche se per la verità, sempre per effetto della mod, non saranno tutte pecore. Saranno anche altre varietà di bestiame. Allora, innanzitutto dirigiamoci presso il mercante. Questa volta la strada farò quella che in realtà avrei dovuto fare già nel precedente gameplay quando sono andato a prendere, diciamo, a vendere, diciamo, quella paglia. Erroneamente avevo preso un'altra strada. Ho raggiunto sicuramente il punto vendita, però in realtà avrei dovuto proseguire, ecco qui, non girare da quella parte, ma proseguire da qua. Girare adesso qui a destra e raggiungere comunque il mercante di bestiame. Non cambia poi più di tanto, però. Raggiungiamo lo stesso il medesimo luogo. Nel frattempo ne approfittiamo sempre per fare una sbirciatina anche all'esterno della mappa, come giusto che sia. Ecco Perfetto, abbiamo raggiunto anche il mercante di bestiame. Occhio a tutti questi bus, ragazzi, che passano in continuazione. Allora, giriamo subito a sinistra. Ok. Perfetto. Ok.
Come potete vedere, il mercante di bestiame si trova qui a ridosso del punto vendita, della vendita delle balle. Mi devo recare proprio in questo trigger, che voi visivamente non lo vedete, ma si trova qui in questo padiglione, nel penultimo padiglione. Ok, quindi nelle penultime due colonnine, diciamo, di sostegno. Ecco, ci fermiamo qui. Ok. Apriamo. Non dobbiamo comprare mucche, non dobbiamo comprare suini, cavalli, maiali, eccetera, eccetera. Dobbiamo comprare pecore e capre. Allora, prendiamo degli esemplari femmina di Steinschaff, queste da 8 mesi. E quante ne prendiamo? Allora, il carrellino ne può trasportare 48, quindi un buon numero. Allora, facciamo metà e metà, quindi facciamo innanzitutto 20 capi di femmine di Steinschaff. Acquistiamo, perfetto. Poi acquistiamo le capre, le goat, femmine stone goat da 8 mesi, anche queste da 20 capi, ok. E poi acquistiamo, ci mancano 8 slot da riempire. Allora prendiamo le Young Goat, chiami i vitellini, vorrei prendere, ragazzi. Quindi questi vitellini da 6 di qua. Ne prendiamo 4 di capra. Ok. Perfetto. E poi prendiamo degli esemplari adulti. Scorriamo, scorriamo, scorriamo. Goat male da 12 mesi. 4. Perfetto. Ok, abbiamo riempito il rimorchio, direi che è andata bene. A questo punto richiudiamo il tutto e andiamo via. Perfetto. Prima però di andare via, chiaramente per esigenze video, vi evito questo percorso, quindi ci rivediamo direttamente in farm. E raggiunta chiaramente la farm, adesso mi occupo chiaramente di versare e qui chiaramente devo sempre chiudere la visuale in terza persona, quindi apriamo il cancelletto e adesso ci occupiamo di versare e di travasare il bestiame nel recinto. Porticina d'ingresso, bestiame aperta, mettiamoci così più o meno, non troppo direi. Ok, c'è un gioco di collision che crea sempre qualche problemino, e lì in avanti. Apriamo, ok, e cominciamo a versare. E allora, innanzitutto vediamo, questi esemplari sono quelli femmina. Questi chiaramente dobbiamo versarne di pecore Sheep Female Steinschaff 20 capi, chiaramente. Ok, adesso ci dedichiamo agli esemplari capra femmina. Ok, trasferiti anche questi nel recinto. E gli ultimi 8 esemplari tra vitellini vari. Ok, ed esemplari, 4 esemplari, gli unici esemplari maschi di 12 mesi, goat male, eccoli qua. Perfetto, e anche questi sono stati spostati. A questo punto richiudiamo nuovamente il tutto.
e trasferiamo il rimorchio il più possibile lontano. Perlomeno fuori zona. Purtroppo è una farm, come potete vedere, con spazi molto risicati e vetture di ogni genere. E allora ci siamo occupati di questo. Adesso faccio un breve saltello e mi spawno praticamente direttamente nel torpedo. Come potete vedere, nel torpedo avevo il rimorchietto raccogli erba della Pottinger, quello di partenza di inizio mappa, che ho scelto volutamente di non dare via. È un rimorchietto da 16.000 liti che fa sempre comodo. E andiamo a raccogliere un carico di erba. Perfetto, sta raccogliendo senza problemi. Il rimorchietto, ripeto, da 16.000 litri, che fa sempre comodo. Sì, potrei anche valutare un raccoglierba un pelino più grande, in considerazione dei campi che mi daranno sicuramente un prodotto più remunerativo in quelli più grandi che ho nella farm, però vorrei concentrare la mia serie su un ambito di attrezzature medio piccolo, ecco. Perlomeno accogliendo un po' l'idea concettuale e tecnica dei modder quando hanno realizzato questa splendida Land of Fiddle. E allora procediamo a raccogliere questo carico di erba, poi il resto la raccoglierò chiaramente in privato e l'andrò, come vi dicevo prima, a stoccare nel silos di stoccaggio, quello mod che avevo piazzato, multifruit. Perfetto, 16.000 e ci siamo quasi. Ok, e andiamo via. Andiamo via e ci trasferiamo quindi di filato con il torpedo RX-170 e il Pottinger con un bel carico di erba direttamente in fanno. Dobbiamo alimentare, insomma, queste pecore. Quindi la prima cosa che farò è dare loro quest'erba. Questo recinto, questa stalla a pascolo può accogliere sia erba nella mangiatoia, sia erba che fieno, ma anche paglia ed acqua. Quindi farò tutto quello che occorre per alimentarla nel migliore dei modi. Allora, per quanto riguarda erba, anche se avessi avuto del fieno, devo versarlo qui. Faccio il giro e mi affianco a questa mangiatoia, più o meno in questa posizione centrale. Pelino. Qui. Ok, e avviamo lo scaricamento dell'erba. Perfetto. Ok, a questo punto serve la paglia. Per quanto riguarda la paglia, ne ho un po' di stoccata nel silos, quindi direi di che prendere il rimorchio, staccare questo, la versiamo direttamente qui, poi magari mi organizzerò meglio con un rimorchietto un pelino più piccolo
solamente per la lettiera, quindi per adesso chiudiamo un occhio e la versiamo qui direttamente e l'andiamo poi a travasare e all'interno. Ora io non so quanto ne voglia, ma secondo me molto meno dei 16.000 che ho caricato qui. Eventualmente poi l'andrò a rimettere nuovamente nel silos. In ogni caso ho lasciato aperta la porticina d'ingresso perché in realtà il travaso avviene da questa parte, quindi dalla parte interna del recinto. E questo serve, questa paglia mi servirà, ripeto, per creare la lettiera. Quindi mettiamoci meglio. Mettiamola così e avviamo lo scaricamento. Ok, si è creata anche la lettiera, avete visto anche l'immagine. Allora, questo lo lasciamo qui per ora al suo interno. Stacchiamo il Pottinger Alpin, e a questo torpedo, già che l'ho in uso, agganciamoci invece la cisterna d'acqua che in precedenza avevo già riempito per velocizzare un po' il tutto. Adesso dobbiamo fare manovra e chiaramente dare anche l'acqua a questo recinto. Quindi attenzione, ci passiamo, sì, perfettamente, via. E andiamo a dare acqua pure a questo primo bestiame, diciamo, di questa farm, formato da pecore, caprette e vitellini, diciamo, no, vitellini, esemplari giovani, diciamo, di pecore e capre, ecco questo volevo dire. Versiamo l'acqua. Perfetto, e anche questa è andata. Fermiamo il motore. Un'ultima occhiata al primo bestiame di stagione, quindi lo abbiamo rifornito abbastanza bene. Andiamo anche a richiudere, questa volta sì che la possiamo richiudere la stalla, poi mi verrò a prendere anche il rimorchio. Possiamo anche mettere la terza persona e siccome il tempo, credetemi, è volato via, quindi direi di fare anche i saluti, quindi ci fermiamo qui. Ragazzi, che dire, spero che anche questo ennesimo appuntamento su Farming Simulator 22 nella Land of Italy vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia. Ciao ciao ciao!